grandissimi ragazzi, il nostro Jeremy e tutti i nostri ragazzi della band, Mimì Sarà Band, la conosceremo nel corso delle nostre puntate, vedrete un sacco di novità, ma le avete già intuite. Bene, è arrivato il momento del nostro secondo ospite di oggi, è una lei. Volete sapere chi è? Clip Selfie. Ciao Federica, come vedi sono già alle prese con gli addobbi natalizi perché mio figlio Riccardo mi ha chiesto se potevamo preparare insieme l'albero perché Babbo Natale spera che in questo modo possa anticiparsi nel portare regali, vero Ricky? Sì, tanto solo perché ho fatto l'albero di Natale perché volevo che Babbo Natale mi portasse. Come mai? Bravo, ok. L'ho capito solo io. Comunque alla fine l'albero lo sto facendo da sola, come tutti gli anni, ma tanto il pensiero me lo dovevo togliere, per cui a novembre ci troviamo già a festeggiare Natale, la musica c'è che crea atmosfera natalizia, per cui non mi rimane che augurare a tutti quanti buon Natale e che rimanga tra noi, ci vediamo prima che Babbo Natale porti i regali. Ciao, un bacio. Signori e signori, ecco a voi Valentina Zambrotta. Valentina Zambrotta. Buonasera. Ciao Federica. Piacere davvero averti qua con noi, grazie per essere solo chi ci ha fede. Tu sei una che crede fortemente nella vita, negli ideali, nei valori? Assolutamente sì. Qual è quello che per te è più importante? Allora, sicuramente l'amore nella sua accezione più tradizionale, ma che comprende un po' tutto, quindi sia l'amore verso la famiglia, per il partner, il marito, il figlio, insomma. In generale ci credo tantissimo, credo che sia la forza, il motore di tutto. E allora mi collego a questo perché iniziamo subito con C'è Fede e Fede e scopriamo qualcosa in più di Valentina Zambrotta. Ci sono tanti dettagli da capire insieme. Okay. C'è Fede e Fede, ragazzi! Abbiamo parlato poc'anzi di fede nella famiglia, Valentina. Sì. Sposata con tuo marito Gianluca Zambrotta. Da quanto tempo? Da un sacco di tempo. In realtà lo conosco dall'altro secolo, quindi ci siamo conosciuti sì, nel 98, siamo sposati dal 2005 e stiamo ancora insieme. Strano. Come vi siete conosciuti? Raccontiamolo. Ci siamo conosciuti al matrimonio di una mia cugina che aveva sposato un ex compagno di squadra del Bari. E quindi al suo matrimonio, insomma, ci siamo conosciuti e da lì, fuori da ogni sospetto, abbiamo iniziato questa storia, è andata avanti per tanto. Quanto è importante la famiglia nella tua vita? È fondamentale perché la mia famiglia, poi quella di origine, rappresenta per me una certezza, rappresenta quella che è la casa. Tu hai fatto un trasferimento anche importante, da Napoli ti sei trasferita... A Torino. E l'impatto è stato abbastanza importante, forte. Com'è stato questo passaggio? Fortissimo, perché in realtà ho scoperto di essere di insomma tantissime cose in questo cambiamento. Innanzitutto la forza di adattarmi ad un mondo completamente diverso dal mio. E a partire dalla città, voglio dire, Napoli, Torino. Partiamo anche solo dal clima, è abbastanza impegnativo. Hanno una posizione decisamente diversa, geograficamente parlando, ma anche come spirito. Sì. Senti, la fede in te stessa, perché tu tra l'altro volevi diventare assistente sociale nei carceri minorili. Vogliamo raccontare questa storia? Perché tu credi molto nel fare del bene, nella solidarietà e anche nel darsi agli altri, se possibile. Sì, diciamo che la mia... Vabbè, un discorso potrebbe essere forse troppo ampio, però in realtà è la mia interpretazione di quella che è la fede, non religiosa, però secondo me è il modo migliore per esprimere la fede in Dio. Credere in Dio significa comunque in qualche modo dare dimostrarlo praticamente. E quindi in realtà era questo il mio sogno da bambina. E quindi ho iniziato a studiare sociologia, poi ho conosciuto Gianluca, che in realtà mi ha conosciuto piccolina, quindi non ho avuto neanche il tempo io di forse realizzare quello che poi volevo fare da grande. Quindi ho conosciuto lui e l'alternativa era fare l'assistente, iniziare a provare a studiare per l'assistente sociale o seguire lui. E quindi dopo un anno ho seguito lui e ho mollato sociologia e ho fatto altro. E quindi ho cambiato. Insomma, questo è. Cosa vuoi fare da grande?
Non lo so, perché io amo cambiare. Mi viene da dire che mi scoccio a fare sempre le stesse cose, per cui effettivamente è da un po' che cambio cose da fare. Adesso, per dire, mi sei in valutazione? Sì, sempre, costante, ma perché penso che ti dia stimoli, quindi è meglio così, insomma, finché si può. Senti, tu sei una grande tifosa, l'abbiamo detto, ti sei trasferita da Napoli. Aspetta, grande tifosa? Tifosissima. Sei una tifosa del Napoli. Allora, se secondo me nasci a Napoli, in qualche modo devi tifare un po' Napoli, anche se a casa mia cioè non puoi. E credo che secondo me i tifosi, quelli che non sono tifosi del Napoli, che vivono a Napoli, hanno qualche gene, secondo me, che tarocco va. Ma, non insomma, diciamo secondo me ma ogni persona che è alla squadra della Napoli, propria città, devi avere un po' sì, di campanilismo. Sì. E poi secondo me se lo meritano i napoletani, perché comunque io ho vissuto con Gianluca gli scudetti della Juventus che duravano... Ma tifi più Napoli o più Juventus? Ta-tan. Ta-tan. Allora, per non far prendere collera a nessuno, io in realtà mi sono buttata Sei sul Napoli. Tifosa? Eh sì, perché sennò comunque lui ha girato un po' di squadre, quindi non sarebbe giusto, secondo me. Quindi io seguivo lui. Il Napoli rimane, cioè adesso a rimane questo punto nel tuo cuore. Rimane nel mio cuore, quindi insomma in realtà mi E fa a piacere. Proposito di questo, noi abbiamo un pensiero per te che poi ti darò in chiusura di puntata, che è dedicato proprio a Best 11, che è questo gioco, così tu lo farai a casa. Sì, allora, sì. A questo punto ti daremo una Juventus e un Napoli, così attraverso questo gioco con cui puoi comporre la tua squadra perfetta, col tuo stadio perfetto, te la giochi con tuo marito e poi vediamo che cosa ne allora, viene grazie. Fuori. Okay, dai, vedremo, una vedremo. Sfida in casa, va bene. Enzo Colella è qui con noi e ti racconterà esattamente come funziona questo splendido gioco, un gioco di ruolo, Enzo. Best 11 è un gioco in scatola dove si bisogna fare la sua personalissima formazione e cercare di schierare i tuoi 11 giocatori ideali. All'interno abbiamo 5 milioni di euro, possiamo comprare i calciatori, ci sono le immagini di tutta la prima squadra, abbiamo 11 team che hanno partecipato al nostro progetto. Ognuno di noi partecipa in questo modo, si distribuiscono le plance di gioco, sono tutti i moduli di calcio, c'è la possibilità appunto di comprare i calciatori, bisogna cercare di fare gol all'avversario, utilizzare le carte avvenimento per bloccare o cercare di fare più gol dell'avversario e completare per primi il proprio best 11. In quel momento il gioco termina e i conti poi si fanno un po' come a fantacalcio, si sommeranno tutti i voti e chi avrà fatto il punteggio maggiore ha vinto. La cosa bella di Best 11 è che viene prodotto da Fabbrica dei Segni, che è una cooperativa sociale. Chi assembla i nostri Best 11 sono persone che arrivano da realtà svantaggiate e di conseguenza chi lo compra farà anche del bene. Grazie. Senti, allora, conosciamo qualcosa in più di te attraverso Me lo racconti in 5 foto. Forza ragazzi! Guarderemo delle immagini che hanno caratterizzato un po' la tua vita, così ci racconterai di queste. La prima. Splendido scatto, tu con tuo figlio, Riccardo. Sì, Riccardo ha 5 anni ed è la persona che in assoluto mi ha stravolto la vita, insomma. E, ha cambiato completamente le mie abitudini. Ha reso sicuramente tutto più bello, con tutte le complicazioni del caso, chiaramente, perché ti nasce insieme a lui una responsabilità che è inevitabile, è innata, per cui diciamo è come se in qualche modo io mi fossi sdoppiata, per cui non c'è più, ha la priorità in assoluto su qualsiasi cosa, per cui adesso è lui, esiste lui. Poi, visto che magari spesso capita che Gianluca non c'è, lui è anche il mio uomo, insomma, quello con cui vado a cena fuori, insomma. Adesso poi è bella cosa. Perché puoi anche parlarci delle cose sue, chiaramente. Prossima foto. Oh, cosa raccontiamo di questa foto? Che dici che cosa rappresenta prima di tutto? L'amicizia. Anche questo se è stata è un momento scattata, particolare. È un momento particolare perché l'ho vissuto e condiviso con lei. Lei è quello che appunto per me rappresenta un po' l'amicizia. Io in realtà non ho con nessuno rapporti morbosi e per me l'amicizia è quel sentimento che non devi, per cui non devi giustificarti. Quindi io e lei non ci vediamo praticamente mai, ci sentiamo raramente, però quando capita è come se ci fossimo viste il giorno prima. Prossima foto. Oh, wow. Questo è il ricordo di un viaggio
meraviglioso che ho fatto da sola con un gruppo di volontari in Africa, e alla fine del quale mi sono resa conto che hanno dato più a livello di ricchezza loro a me che quanto io possa aver dato a loro. Credo che è un viaggio che tutti quanti dovrebbero fare, perché veramente si impara innanzitutto a rimanere con i piedi per terra e poi impari, non dico qual è il vero senso della vita, però secondo me ti insegni almeno a non sprecarla, ecco, in tutti i suoi significati. E quindi è un bellissimo ricordo che porto. Vediamo cosa ci racconta quest'ultima foto. Tu e Gianluca. Sì. Questa tra l'altro è una foto proprio del primo anno della Juventus, quindi eravamo insieme da un anno, si vede, insomma, siamo un attimino diversi. E lui invece me l'ha cambiata, il bimbo me l'ha stravolta, lui me l'ha cambiata. E, come te l'ha cambiata? Me l'ha cambiata, siamo cresciuti insieme, in realtà stiamo insieme dalla metà dei miei anni, quindi è veramente tanto, quindi tutte le prime esperienze io le ho fatte con lui. I primi viaggi, la prima convivenza, qualsiasi cosa, con lui mi sono scoperta meno timida di quello che ero, perché in realtà avendo già lui abbastanza chiuso, o mi svegliavo io, insomma, o stavamo forse chiusi da qualche parte tutte e due, perché lui insomma, e quindi in realtà mi ha insegnato anche a essere un attimino più disponibile, più socievole, più aperta con gli altri, e siamo cresciuti insieme, quindi sicuramente è il mio compagno di vita da sempre. Voglio capire un pochino più di te ed emozionarti anche un po', ovviamente attraverso... La lacrima facile. Io. My Music. Eccola. Jeremy e la Mimi Sara Band sono pronti con il primo brano. Di Jovanotti, a chi la dedichi? Ma in realtà l'ha dedicata Gianluca a me. Oh, ecco, quindi... vedi? Gianluca l'ha dedicata sì, vabbè, a te. Che occasione, raccontaci. Vabbè, io e Gianluca abbiamo attraversato un periodo un po' buio, diciamo, nella nostra storia, e quando ci siamo riavvicinati, lui mi aveva organizzato in occasione dei miei 30 anni una splendida festa a sorpresa e al momento addirittura dei fuochi d'artificio, giusto per rimanere nel sobrio, è partita questa canzone, però è stato molto emozionante, ma per il momento che stavamo attraversando, insomma, era proprio nel momento giusto, per cui ho un ricordo meraviglioso di questa canzone, poi mi piace tantissimo Jovanotti e quindi era perfetta per quel momento. Grazie per aver condiviso questa cosa non scontata. No. Prossimo brano, ragazzi. Affezionati a questa canzone, sì. Veramente c'è un entusiasmo generale, notti magiche. Sì, ma questa canzone tra l'altro è legata ad un aneddoto di quando è stata scritta, perché è stata scritta per il Mondiale del 90, sì. E io, ed era la mia canzone preferita nel 90, quindi proprio veramente ero una piccolina, e sentivo sempre questa canzone al jukebox di un Lido, di uno stabilimento balneare che si chiamava Berlino, Lido Berlino. Quindi pensare che poi mi sarei trovata a Berlino a festeggiare la vittoria del mondiale con questa canzone è stato pazzesco, quindi insomma ho sentito sì. La mia canzone ancora preferita lì, no, completa, 12 anni c'avevo, quindi insomma non era... Sì, Gianluca era ancora lontano Gianluca, insomma dalla sì, tua vita, sì, eppure era già la tua canzone preferita, era un destino segnato sì, evidentemente. Secondo me sì. Bene, e proseguiamo perché adesso è il momento di capire quale determinazione hai nello scegliere, testa o cuore. Ok.
parleranno delle immagini, ma sì, devi essere molto decisa, perché Bricofer vuole mettere testa e cuore in tutto, invece noi ti diciamo scegli o testa o cuore. Okay. È molto semplice dire qua mi un po' di testa, un po' di cuore. Decisione. No. Ferma. Decisa. Va bene. Prima immagine. Testa. Oh. Spieghiamo di questo centro sportivo. Perché il suo sogno era realizzare questo centro sportivo, l'ha fatto, solo che poi per altri motivi, perché adesso appunto allena all'estero, è andato via e quindi insomma ha dato a me insomma questo, mi ha passato il testimone, per cui adesso diciamo che sono io che sono andata lì, vado lì a imparare, perché sarebbe troppo dire gestire, ad imparare come si gestisce un centro sportivo che non è proprio... Caspita, una bella responsabilità. Enorme, per quello ti dico tanta testa. Beh, ti vedo bella carica però, secondo me farei belle cose. Non ho alternativa, per cui insomma qualcuno deve seguirlo e quindi ci siamo io e lui, ci sono io. E ci sei tu. Sì. Prossima immagine. Ecco. Oh, vabbè, te lo chiedo, testa o cuore? No, cuore, decisamente cuore. Sì. Cuore, sì. Cuore. Ci racconti il giorno del vostro matrimonio? Ma in realtà questo è il secondo con la stessa persona, nel senso che mi sono sposata con lui. Sì, in comune l'anno prima a Napoli, per accontentare un po' quelli che si improvvisavano parenti, sai che succede così, perché ho fatto una festa giù in comune. E poi l'anno successivo ci siamo sposati a Como, quella cornice meravigliosa. Con un abito splendido, tra l'altro, sì, è bellissima. Sì, sì, sì. E quindi è stato bellissimo, insomma, come lo sognavo. Prossima immagine. Ecco. Testa o cuore? Cuore, decisamente, perché l'ho vissuto, ho vissuto tutta la sua carriera, perché io l'ho conosciuto quando lui era a Bari e quindi ho sempre seguito lui, quindi quando parlo di non posso definirmi tifosa, in realtà io sono tifosa sua, di lui, di Gianluca, indipendentemente. Perché indipendentemente, sì, da qualsiasi squadra, da qualsiasi maglia abbia vestito. Insomma, è il momento di tradire il fare. C'è di mezzo il mare. No, c'è di mezzo Black & Decker, andiamo. Valentina Zambrotta, eccoci al momento del fai da te, il nostro momento tra il dire e il fare. Vediamo di battere tutti questi uomini, Simone Butti, Stefano Tacconi e Serge Cosmi, perché adesso è arrivato il tuo turno. Dovrai fare il maggior numero di buchi e poi avvitare il maggior numero di viti all'interno della nostra tavola con i nostri strumenti Black & Decker. Ti do gli occhiali per sicurezza. Certo. E poi ti diamo 60 secondi, vediamo se in un minuto... Cosa riesco a combinare. Che cosa riuscirai a combinare. 3, 2, 1, via! E andiamo subito, forza! Vai, vai, Vale, vai, Vale! Battiamogli questi uomini, forza! Grandissima, vai! 10 secondi, è già un sacco di buchi fatti, vai, Vale, vai, sei una bomba! 16 secondi, vai! Vabbè, basta, vai, vai! Trapano che è una meraviglia, vai! Avanti con l'avvitatore! Ma questo è il primo rapporto con il fai da te. Hai visto? Ma va continuato. Aiuto. Sei a metà tempo, è ancora un bellissimo lavoro. Vai, Vale, vai. Prossima, sono già a te. Terza vite. È il guanto. Quarta vite. Quarta, ce la possiamo fare. Dobbiamo battere punti che ne ha fatte 9. Forza, Vale, vai. Vai. Vai, forza. Siamo quasi. Dai. 5 secondi. 4, 3. Bravissima Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accidenti, soltanto per un punto non raggiunge Simone Butti, però devo dire che, guarda, hai eliminato Tacconi e anche Serge Cosmi, Alla grande, sei ottima, veramente un ottimo risultato, allora noi lo mettiamo, 8, la nostra Valentina con Black & Decker, ecco qua, sei al secondo posto della nostra classifica, hai fatto un figurone. Bene, noi ci riaccomodiamo, Vale, così ci salutiamo. Splendido.
splendida questa tua performance di Tra il dire e il fare, veramente. Grazie. Sei stata eccezionale. È stato bellissimo averti con noi, Valentina, oggi, davvero. Grazie. Sei una persona estremamente solare, molto positiva, di una grande dolcezza, ma nello stesso tempo determinata e grintosa. E davvero ci hai fatto una grande compagnia quest'oggi e sono sicura che i nostri telespettatori ti amano follemente. Ovviamente porta i nostri saluti a Gianluca e quando vorrà essere dei nostri verrete magari insieme per raccontarci cose ancora differenti rispetto a quelle che abbiamo sentito quest'oggi. Volentieri, grazie. Allora, prima di salutarti io devo lasciarti ovviamente il nostro ricordo che è Best 11, quindi potrai comporre la tua squadra ideale con il tuo Napoli, sì. Ovviamente giocare a fantacalcio, costruire il tuo stadio preferito, così magari ti alleni anche per il centro sportivo che ti accingi a gestire. Senz'altro. E questo. Grazie. E siccome vogliamo farvi fare delle sfide aperte a casa, Natale, non poteva mancare per Gianluca la Juventus. Quindi Best 11 in tutte e due le formule, vedete un po' come giocare, come poi lo scoprirete insieme. Vabbè. Grazie. Grazie Valentina per essere stata mille. Con noi. Grazie a te. Ed eccoci in chiusura di puntata, la seconda puntata che ha visto come protagonisti due grandi del mondo sportivo e non soltanto, Serse Cosmi e Valentina Zambrotta. Continueremo a conoscere gli sportivi, il loro cuore e la loro umanità nelle prossime puntate di Solo Chi C'ha Fede. Vi ricordo che la prossima settimana ci vediamo di giovedì alle 22 solo su Sport Italia, 60 del digitale, 225 di Sky. Solo Chi C'ha Fede vi aspetta, nuovo studio, nuova band, nuovi ospiti! Yeah.